Ciao ragazzi, qua Max Logmigato, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un nuovo video che ragazzi è un nuovo Pink Pale. Innanzitutto vi volevo un attimo spiegare un paio di cose. Beh, la prima, come al solito, se siete interessati a comprare il credito di FIFA, vi ricordo di passare da FIFA con il stesso link, lo troverete in descrizione. E poi una seconda cosa, perché in questi giorni non ho caricato video, perché ragazzi, innanzitutto, come voi ben sapete, domenica sono andato a vedere il derby e finalmente il Milan è riuscito a vincerlo, dai. Però cosa è successo? Avevo in mente là di registrare qualcosa, solamente... Allora, a parte che il telefono, tipo, c'è la voce al 20% prima di partire, no, era al 100% prima di partire, poi sceso dal treno, me lo sono trovato al 30%, quindi appunto dovevo un po' dosare l'utilizzo di questo mio cellulare, e quindi non ho potuto registrare assai, ma soprattutto perché là ho trovato un casino della Madonna, e poi essendo in cura erano tutti stretti e non mandava dunque di registrare, quindi domenica non ho caricato il video per questo. Invece lunedì, quindi ieri, dovevo caricarlo, e l'ho anche registrato, solamente cos'è successo? Ho fatto un pack opening e mi sono incristato, veramente non ho trovato ancora niente. Poi avevo anche aperto i pacchetti con i FIFA points, e dato che appunto ho speso soldi veri e non ho trovato niente, mi era salito un po' il criminino assai. E quindi eccoci qua oggi a presentare questo nuovo Pink Pale, che è di quale giocatore? Di un uscito oggi. Infatti oggi sono qui a presentarvi il Pink Pale di Man of the Match Insignia. E poi ultimissima cosa, vi volevo ringraziare come sempre, come al solito, per tutto il supporto che mi state dando. Solamente vi ho visto un po' poco carichi per i mi piace dell'ultimo video. Adesso magari l'ho fatto male, cercherò sempre di migliorare al massimo, ma se potete lasciate un bel mi piace anche adesso. Comunque, parlo di senza ciancio, parliamo, io andrei anche a twittare su Facebook. Quindi, come al solito, Pink Pale Insignia, Man of the Match, Box One. E se notate che ho anche i capelli fuori posto, ma anche la mia faccia è abbastanza giù, se possiamo dire così, è perché c'ho un mal di testa della madonna. Quindi è una cosa un po' poco tattica. Comunque, ragazzi, stavo per dire di cambiare sfidante. Vediamo se adesso accetta, perché ha abbandonato tre volte e la pazienza un po' ha limiti, diciamo. Dai, questa volta che l'ho invitato, quindi io andrei a citare proprio l'ultimo invito che mi hanno fatto. Andiamo a vedere un po' contro noi chi giochiamo. Contro uno che si chiama V7XKI2OOW, che non è abbastanza amico. Comunque speriamo che lui venga subito. Quindi io direi che siamo pronti per partire. Oh mio Dio, magari togliamo questa cosa. Ci siamo finalmente, quindi sulla squadra si chiama, oh mio Dio, è una Serie A 4-1-1-2 tutta d'argento, tranne il portiere che è Handanovic. E io direi che siamo abbastanza carichi per partire. Uno, Fernandinho, perché la passi indietro? Dovrebbe, oddio, dai, Ibarbo Jesus Navas, mannaggia. Opla, Ibarbo lo vede, vai, Luis Muriel, pallonetto, Muriel 1-0 ragazzi, e andiamo così. No, suona il telefono. Aspetta. Sì, mamma, devo chiudere. Sì, ciao. Mamma mia, ragazzi, rigore. Oh, stava durando un'eternità quella chiamata. E andiamo. No, pensavo ci fosse bloccata la webcam. Oh mio Dio, ma che capelli orribili che ho. Oh mio Dio. Adesso sono ancora peggio. No, ho sbagliato. Boia, laggava, Dio santo. Ragazzi, ho deciso di continuare il video con questo bel cappello che ho preso quando sono andato al... Madonna, mi sta per segnare. Quando sono andato allo stadio, per appunto ricordarmi di essere andato a vedere un derby. Oh my god, aspettate. E quindi che cosa abbastanza tattica, anche perché i miei capelli sono abbastanza osceni. E quindi, ma che idiota, mi porta già fortuna. Via, via, che palle. Oplala. Dai, balo, Mario. No, me l'ha parata. Navas, la mette. No, no. Ragazzi, non so se vi interessa, a parte che ho finito il primo tempo 1-1 e sto strasferando perché vi ho regalato un gol, ma ho la febbre, sì, quindi sarà un pinball abbastanza tattico con la febbre. Devo pure andare a calcio tra poco, quindi cosa abbastanza ambigua. Vai, lo vede, Ibarbo, Vittorone, e c'è, cioè no, quando palla Ibarbo, ragazzi, è finita, quindi, no, beh, non è finita la partita. Adesso non voglio fare le ultime parole famose, però 2-1 e andiamo. E andiamo. Entrata killer di Guarin. Madonna. Oh, Victorone. Oh,
fallo buono. Buono. Entra, ragazzo, entra, ragazzi, entra, ragazzo. Lol. Ah, mannaia. Non, non all'87, 86, non so neanche più leggere. Buono, bravo Gesù. No. No! Maledetto. Oh, mamma mia. Vai, e ripartiamo. Ah, schema. Chissà se è il mio. Boh. È il mio schema. È il mio schema avanzato, ha preso Manu. Sì. Ah, sì, check. Che può far ripartire l'azione. Che riparte subitissimo. E vai. E vai. Madonna! No! Ce la regala, grazie. Ma sti regali magici, agici. Tac. Toc. Pip. Pup. La la la. E finisce, ragazzi. E abbiamo vinto. Comunque, volevo già scusarmi per aver parlato poco. Ma a parte che ho la febbre, come ho appena scoperto anch'io. Comunque è stata una partita abbastanza noiosa. Ora andremo a vedere i momenti salienti. Ma sinceramente non mi è piaciuta come partita. Ma non mi è piaciuto neanche tanto Insignia. Anche se utilizzato come esterno sinistro è un po' sprecato. Comunque, ragazzi, adesso magari nel prossimo Pink Ball metterò un giocatore da Pink Ballare, ma anche Insignia. Quindi sarà una cosa abbastanza ambigua. Comunque, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Ma se potete lasciatelo veramente, vediamo se arriviamo a 3000. 3000 e domani pack opening tutti insieme sperando di stare meglio. E dunque ragazzi, detto questo io vi risaluto e vi dico potenta, palla, sento al prossimo video, bolla! Ragazzi, ultimissima cosa, vi volevo dire che ho deciso di mettere questo giocatore in palio in un contest. Quindi, contest di Man of the Match Insigne. Come partecipare? Allora, innanzitutto, mi spiace ma dovete essere su Xbox One, perché appunto io questo giocatore ce l'ho per questa console. Secondariamente dovrete aver messo mi piace al video e averlo commentato. Commentato scrivendo cosa? Scrivendo la vostra GT, il vostro gamertag, in modo tale che io possa contattare il vincitore. Una volta aver fatto l'estrazione, quando uscirà questa estrazione, ragazzi, la farò domani. Quindi uscirà all'incirca domani pomeriggio, domani sera, ma non solo, perché oltre a questa estrazione farò anche l'estrazione relativa al contest vecchio, che era quello, se non mi sbaglio, relativo al pack opening di UX Second If, in cui c'erano in palio all'incirca 55.000 crediti. Poi, ultimissima cosa, vi volevo dire che il video speciale per i 50.000 crediti lo registrerò a fine maggio, quindi uscirà per i primi di giugno. Magari infatti per farlo uscire un giorno speciale lo farò uscire il giorno in cui finirà la scuola. Quindi ragazzi, detto questo, mi scuso per avervi fatto perdere ulteriore tempo e vi dico potente, palla, e sento al prossimo video, bolla!